Partiremo da quella
grande per il tuo regno. Perché se i cristiani, i sacerdoti rappresentano il bene della Chiesa, voi religiosi rappresentate il benessere della Chiesa. Un passo in più. Un passo in più. Ed ecco perché torniamo alla liturgia, la messa dello Spirito Santo, che soffia dei quattro venti e raggiunge ciascuno di voi con il suo carisma personale, che non va deluso e illuso. Ciascuno di voi ha un carisma personale, dei doni particolari, del bene comune. Ma questo carisma personale, nel momento in cui si entra in questa famiglia religiosa, si illumina, prende forma, anzi, sostanza grande, perché si illumina, dicevo, quel carisma che il Padre ha consegnato a ciascuno di voi. Fratelli miei, è tempo dello Spirito. Sì, è tempo dello Spirito. Il Padre generale ricordava le due messe di ieri, beato la consolazione dell'altare, l'invocazione dello Spirito, con la crismazione. Ma oggi è dato a voi questa effusione dello Spirito che potremo invocare, io offrirò la Santa Messa per voi, per questo capitolo generale, perché senta volontà e sia Spirito di verità. Una verità che vi farà liberi. Niente c'è di più dannoso nella Chiesa quando i discorsi sono battuti, quando sono anacquati. La verità che viene dallo Spirito per rendere libero il vostro cuore ed anche propositivo per i tempi nuovi. Qui non si tratta di far risolvere i morti, qui si tratta di far vivere il vivo che è domani per voi, di far vivere allora lasciate fare lo Spirito. Fatelo funzionare, cari Padre e Domino, in questi giorni lo Spirito Santo. Non ci sia l'umano, perché dove c'è l'umano, nei nostri rapporti, nei nostri programmi, nelle nostre visioni, nelle nostre scelte, non c'è lo Spirito di Dio. Camminate secondo lo Spirito, perché vi faccia conoscere ciò che è il bene del vostro essere oggi e domani. Costruire il domani con l'impegno sul presente che è l'oggi della vostra storia, verità, libertà, gioia, la gioia di guardare non il nostro piccolo tornaconto, ma il bene della congregazione dentro il grande bene della Chiesa, dentro il grande bene della Chiesa. E se mi consentite, una voglia incendevole che faccia di voi la famiglia. Diceva il cardinale Suenz che lo Spirito Santo lo sapeva, era un cultore del nuovo momento, che se lo Spirito Santo non rende la Chiesa famiglia, e se la Chiesa non è famiglia, non è manco Chiesa. Se la vostra congregazione non vive questi giorni nello spirito di famiglia, perché famiglia è famiglia, come